Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo? Che dividono i partenopei dalla Juventus, che ha praticamente vinto lo scudetto in virtù comunque della differenza reti, anche se aspetterà il prossimo turno per la matematica certezza assoluta. Prima di presentarvi i miei ospiti, poiché parleremo del presente ma soprattutto del futuro del Napoli, stilando ovviamente anche i primi bilanci della stagione, guardiamo cosa è successo in questi 7 giorni con la settimana azzurra. Abbiamo visto cosa è successo con la settimana azzurra ed ecco subito i miei ospiti per parlarne. I temi sono caldissimi. Inizio subito con l'ospite alla mia destra, Antonio Marighiello. Un grandissimo ritorno. Ciao Antonio. Buonasera, ciao ciao. So che hai tantissime cose da dire, quindi alcune belle, alcune brutte, non anticipiamo niente. Sempre belle, perché quando si gareggia nello sport, indipendentemente dal risultato, è sempre bello. Se è lo sport è vero sport. Poi c'è anche uno sport un poco condizionato, va bene, ne parleremo dopo. Un po' dopo. Di risvolti, sì, ne parleremo tra pochissimo. Per la prima volta qui tra noi un bravissimo chitarrista, Sebastiano Esposito. Buonasera. Buonasera a tutti voi. E benvenuto, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te. Invece due amici di Area Gol, ormai siete una coppia inossidabile. Viaggiamo sempre insieme, viaggiamo insieme. L'altra volta non andiamo se non ci invitano tutte e due, l'altro disdice l'appuntamento. Siete complementari. Federico Mancini e Ciro Gaipa, buonasera. Ciao Alessia, buonasera a tutti. Buonasera a voi. Inizio subito da te Federico. Beh, è stato l'ennesimo weekend particolare in casa Napoli, probabilmente influenzato nuovamente dal risultato della Juventus, che ha vinto anche contro il Bologna in una calda giornata di fuorigrotta, poiché veramente faceva un caldo al San Paolo indescrivibile. Il Napoli in una gara molto particolare non è andato oltre pari. Cosa è successo? Beh, insomma, nelle giornate precedenti abbiamo già visto che il campionato più o meno era deciso, quindi poi ci sono i risvolti psicologici che hanno inciso poi sull'andamento della partita. E insomma, da sottolineare il fatto che il Napoli ha sempre preso gol nelle precedenti partite da squadre che nelle altre partite non è che si impegnavano granché. Insomma, abbiamo visto anche ieri un Milan-Juventus dove Donnarumma ne ha fatte di tutti i colori, insomma. Quindi insomma, se vogliamo dirla tutta, il Napoli si è impegnato, ha fatto un grandissimo campionato, per me ha vinto lo scudetto, e per il futuro io direi che non dobbiamo guardare a questo fatto che la Juventus bene o male c'ha sempre questi tra virgolette aiutini, dobbiamo guardare in casa nostra, che significa cercarci sempre di migliorare partendo da una buona panchina, vedendo gli errori che sono stati fatti quest'anno, confermando chiaramente Sarri, quindi potenziando la squadra. Questo secondo me è la base.
Poi nella Juventus, insomma, anche non sappiamo se Allegri rimane e il ciclo continua, ma ci auguriamo che non rimane, perché, cara Alessia, quando non rimane un allenatore bisogna chiaramente rifondare la squadra e quindi ci vuole un tempo di assestamento. Quindi, insomma, dobbiamo aggrapparci a questo, perché questo teniamo di campionato, non è che ci possiamo iscrivere altri campionati. Certo. Ciro, scusami, ormai sono, sì, sono focalizzata, lo vedo Federico comunque. Ciro, come hai visto il Napoli contro il Torino? Cioè, secondo te c'è davvero una motivazione psicologica, una stanchezza fisica? Si è parlato di tante motivazioni dopo ovviamente la tanto discussa Inter-Juventus, però fatto sta che il Napoli doveva guardare in primis a se stesso e poi vedere ovviamente anche i risultati della Juventus. Indubbiamente, Alessia, è chiaro che Inter-Juventus è stato comunque uno snodo cruciale, poi magari ne parleremo in maniera anche più approfondita dopo. Il Napoli, dopo il crollo di Firenze, evidentemente ha staccato un po' la spina, perché la partita appunto contro i Viola è stata un manifesto, insomma, di un Napoli che aveva completamente staccato, a mio avviso. Purtroppo l'aspetto psicologico certe volte è anche più importante di quello fisico, nel senso che i calciatori mentalmente sono scesi in campo con un approccio completamente sbagliato. L'espulsione di Koulibaly a Firenze ovviamente ha condizionato parecchio l'esito della partita e poi è andata come è andata. Col Torino ho visto anche un Napoli, direi, propositivo, voglioso, dal punto di vista offensivo, dinamico, una squadra che comunque ha costruito diverse azioni. Poi purtroppo ci sono state le solite disattenzioni difensive che quest'anno in alcune partite sono state determinanti, come ad esempio il 2-2 di De Silvestri, l'errore di Mario Rui, esattamente come è accaduto con la Roma, tra l'altro, dove Mario Rui era stato sfortunato protagonista. Però io non voglio fare crociate contro calciatori. Sottolineo e sottoscrivo quello che ha detto Federico prima: è stato un campionato straordinario. Per me il Napoli è la squadra che ha vinto lo scudetto realmente sul campo, perché ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte sotto tutti i punti di vista. Ha totalizzato 85 punti in 36 partite finora, ne può arrivare addirittura a quota 91, ed è un punteggio che 9 volte su 10 ti consente di vincere lo scudetto in Italia. Abbiamo fatto sudare la Juventus più del dovuto, e soprattutto io credo che la grande vittoria di Sarri sia quella di aver superato la Juventus dal punto di vista proprio del gioco. Io ad esempio ieri, guardando Juventus-Milan, mi è rimasta impressa un'azione in cui la Juve cercava di fraseggiare a centrocampo e Allegri si arrabbiava perché la palla non veniva lanciata a Mandžukić in avanti. Questo credo che sia il manifesto del campionato, di un tipo di gioco da parte della Juventus e un altro tipo di gioco da parte del Napoli. Molti dicono: ma il bel gioco può essere sinonimo di vittorie? Io credo di sì, però bisogna perseverare e continuare a lavorare con questi giocatori, con questo allenatore, potenziando chiaramente ulteriormente la squadra, soprattutto nelle seconde linee, in quei giocatori che possono dare i cambi ai titolarissimi, anche magari durante una stagione che è sempre logora, è sempre difficile ed è sempre piena di impegni, considerando che il Napoli anche l'anno prossimo parteciperà fortunatamente alla Champions League. Quindi purtroppo la partita col Torino segue la scia di quella con la Fiorentina. Mi auguro che possa esserci una reazione forte nelle prossime due gare, perché, come diceva giustamente anche De Laurentiis oggi in occasione della presentazione del ritiro di Di Maro, bisogna cercare di portare a casa queste due partite per avere la coscienza a posto e per poter dire: noi abbiamo fatto tutto il possibile quest'anno, e Napoli ha fatto davvero tutto il possibile. Io non ho nulla da dire a questa squadra, solo complimenti, applausi, e un applauso speciale a Maurizio Sarri, che io mi auguro possa restare sulla panchina azzurra. Antonio, sei d'accordo che il Napoli ha dato il massimo e data anche un po' l'inesperienza rispetto a una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, abituata a gestire la rosa, i vari impegni, ha veramente dato tutto come energie fisiche e nervose soprattutto? Sicuramente il Napoli ha dato il massimo e, come hanno detto gli amici che mi hanno preceduto, è il vincitore non morale, ma proprio il vincitore vero di questo campionato. Vincitore sul campo, giustamente, perché ha dimostrato di, oltre che avere un gioco più bello da vedere rispetto alla Juventus e preso a modello in tutta Europa,
non solo bello ma anche redditizio, perché noi abbiamo vinto tante partite consecutive, addirittura abbiamo perso in casa contro la Fiorentina dopo 18 mesi, roba del genere, comunque sì. 36 partite, sì, 38 sì. partite, adesso statisticamente non mi ricordo cioè, bene, ma ci sono tutti i numeri. 30 partite esterne senza perdere da ottobre 2016, ecco. Che 30, era la, a me mi pare qualcosa in più. No, no, se non erano proprio 30 partite da ottobre 2016. Comunque in ogni caso abbiamo fatto un grandissimo campionato. Il campionato è stato deciso da eventi estranei al mondo del calcio. Non a caso la VAR, che era o il VAR, perché non so se come femmino maschio, o femminile, è maschio, sì. Ma non mi suona bene il VAR, io dico la VAR. Allora, la VAR praticamente che era stata introdotta nel calcio per diminuire la discrezionalità dell'arbitro, è diventata essa stessa un mezzo di discrezionalità. Cioè viene utilizzato in alcuni momenti sì, in altri no, e in alcuni momenti viene utilizzato in un modo, in altri durante la stessa partita, con lo stesso arbitro addirittura, per cui mentre prima, io ormai seguo il calcio, infatti l'altra volta ci vedemmo in occasione della presentazione del mio libro sulla storia del Napoli, quindi seguo il calcio da tanti anni, purtroppo da oltre 50 anni, cioè vuol dire che ne ho molti di più, cioè molti di più no, ma comunque ma no, molti purtroppo, di più. Meno male che... Sì, meno male, no, meno... sarebbe meglio se fosse... Allora, io ho sempre pensato che gli arbitri, come tutti gli esseri umani, possono sbagliare. E naturalmente, quando si trovano di fronte a un dubbio, e quindi devono decidere in 3 secondi, 2 secondi, insomma, nell'immediato, se sta giocando Napoli-Chievo... propendono per favorire il Napoli, perché in quel caso il Napoli è più forte, quindi diciamo nel dubbio la do al più forte e quindi automaticamente nel dubbio lo davano alla Juventus. Fino a quest'anno pensavo questo, adesso invece penso che ci sia malafede, perché nel momento in cui io vedo Pjanic fare quel fallo nella partita contro l'Inter e lo stesso arbitro nel derby Torino-Juve ha ammonito e quindi poi espulso per seconda ammonizione Baselli, se non mi sbaglio, del Torino, e invece a Pjanic a 2 metri di distanza non lo ammonisce, e a questo punto per me non è più il dubbio, è la malafede che subentra. Ma anche nelle partite che non contano, come quella di ieri, magari la Juve avrebbe vinto 8-0 invece, certo, di 4 alla fine del primo tempo. Non so se avete visto la partita di ieri, ha fischiato la fine al 45esimo, aveva dato un minuto di recupero. Dopo 46 secondi, quindi ci stavano altri 14 secondi di gioco e generalmente si tende a far finire l'azione, certo, praticamente, anche se si supera il tempo addirittura, là stavamo ampiamente all'interno del tempo di recupero assegnato dall'arbitro, fa un fallo Benatia. Quindi c'era una punizione da battere dai limiti dell'area, ma sicuramente, indipendentemente dal fatto se la vuoi far battere o meno, e non l'ha fatta battere naturalmente, dovevi ammonire il giocatore della Juve, perché era un fallo da dietro, certo, era un fallo da dietro. Non l'ha ammonito. Allora, già questo mi fa capire delle cose. Poi ho visto delle cose estremamente strane. Lasciamo perdere Donnarumma, che è un portiere sopravvalutato, però ieri ha fatto degli errori madornali. Ma quello che mi ha fatto pensare molto, la partita Inter-Juve è una partita da studiare dal punto di vista di quelli che studiano le irregolarità da parte dell'arbitro e anche dei calciatori, perché un portiere come Handanovic, la cui caratteristica principale, se andiamo a vedere, è l'esplosività nel tiro da vicine, noi ne abbiamo ben, diciamo, ne siamo ben consci, perché a Napoli fece una parata sul tiro di Mertens da un metro, da un metro e mezzo, meno di un metro, nei 3 gol dell'Inter, tutti e 3, ma soprattutto il secondo, quello di Cuadrado, la palla gli passa a 3 centimetri dalla spalla, lui ritrae la spalla, così fa, cioè si scansa proprio. Mo, non lo so, stiamo pensando male, però sono le immagini che mi fanno pensare queste cose. Quindi il calcio italiano, secondo me, adesso tornando al fatto dello sport di cui parlavamo prima, la Juve è l'antitesi dello sport, lo dico con certezza, anche perché Marotta controlla altre squadre, addirittura ieri ho letto su un giornale nazionale, quindi non me lo sto inventando, che Carnevali, il direttore generale del Sassuolo, che praticamente ha fatto in modo che non venisse al Napoli Politano, mettendo, diciamo, i documenti, proponendo i documenti solo alla fine, quindi a tempo scaduto, quando non c'era più tempo,
praticamente è quello che organizza le feste e tutto l'ambaradan pubblicitario della Coppa Italia di ieri e la festa della Juventus. Ma dico io, ma il conflitto di interessi nel calcio non c'è, e i giornalisti, voi che siete giornalisti, cioè voglio dire, com'è possibile che Sky, che si deve boicottare, altrettanto premium, praticamente anche perché come... devono guardare solo Teleprima c'ha come opinionisti ex giocatori della Juventus, oppure giocatori che sono stati anche nel Napoli, ma naturalmente non so per quale motivo, Ciro Ferrara su premium, ma Massimo Mauro, Vialli che non, voi siete giovani fortunatamente per voi, ma Vialli giocava nella Cremonese, ottimo attaccante nella Cremonese, già promessa, comunque fisico molto 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 mingherlino, e naturalmente i giocatori con l'andare del tempo si formano anche a livello muscolare, però quando passò alla Juventus diventò proprio diverso, non a caso poi il medico della Juventus, tale Agricola, ecco, sempre lui, Agricola, e fu incriminato e si prese lui tutte le colpe per 7 anni, se non mi sbaglio, correggetemi voi, che sette anni avuto di inibizione, adesso è ritornato in auge. E non a caso allora andiamo a vedere la foto di Dybala a Palermo e Dybala oggi, le gambe sono il triplo, allora io ammetto, Insigne pure fa il giocatore di Serie A, a livello professionistico, le gambe si sono irrobustite, ma non è il triplo di Insigne di 3 anni fa. Anche il Guain, no, allora, tutte queste cose si dovrebbero, però i giornalisti non lo fanno, c'è una linea editoriale, sia Sky che Premium hanno una linea editoriale. Sì, ma non parliamo dei nostri, e quindi purtroppo perché è peggio. C'è il parterre nostri... offerto, seguito dalla linea editoriale. E un esempio ne abbiamo proprio a Premium di un giornalista che ha cominciato a ribellarsi. L'hanno fatto pure. Che è successo? L'hanno fatto è pure. Stato fatto. Eppure, diciamo, era la cartina di tornasole, aveva una spiegazione delle partite, ti faceva sempre il punto della situazione, sempre tecnico, e poi, insomma, non si sa queste decisioni, ecco appunto, insomma, colleghiamoci sempre, insomma, con diffidenza. Quindi purtroppo, fin quando il calcio sarà regolato da queste cose, purtroppo il Napoli per vincere il campionato, non solo il Napoli, anche una qualsiasi altra squadra italiana, deve fare 10 punti più della Juventus, teoricamente, che poi diventeranno 2 o 3, perché 7 o 8 se li prendono, quindi... Partiamo da meno 10. Facciamo così, facciamo prima, facciamo partire da meno 10. Federico e Ciro, che spiegazione vi date a tutte queste... Ma allora, beh, chiaramente Inter-Juve l'abbiamo vista tutti e credo che sia assolutamente superfluo sottolineare la vergogna della gestione proprio totale della partita, perché qua non si tratta solo del secondo giallo mancato a Pjanic, si tratta della gestione dei cartellini, la gestione dei falli, delle punizioni, del VAR, insomma di una serie di elementi che purtroppo hanno condizionato la partita. L'Inter è rimasta tra l'altro in 10 per quell'espulsione di Vesino. Io non ho mai visto in questo campionato, da quando c'è il VAR, un'espulsione decisa dal VAR prima di quella di Vesino, quindi anche questa è un'innovazione. Oltretutto in una partita così importante e fondamentale per entrambe, perché anche l'Inter si stava giocando e si sta giocando tuttora l'accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Quindi a mio avviso Orsato ha davvero toppato e mi dispiace dirlo, ma concordo con quello che è stato detto prima da Antonio, per me c'è malafede. C'è malafede perché non puoi a pochi centimetri di distanza non vedere un fallo così evidente e non sanzionarlo. È davvero clamoroso, come ieri in Coppa Italia il fallo di Benatia, avvenuto prima della fine del recupero. Quindi anche se non vuoi far battere la punizione, ma devi sanzionare il calciatore per quel fallo. Benatia poi ha fatto addirittura una doppietta, quindi insomma... Stiamo parlando di situazioni, di avvenimenti che purtroppo hanno condizionato l'esito del campionato e chiaramente il cammino del Napoli. De Laurentiis parla di quei 6-8 punti che sono stati tolti, ma di fatto insomma tutti ci ricordiamo Cagliari-Juventus, fallo di mano di Bernardeschi nettissimo, non sanzionato, lo stesso Rizzoli a distanza di mesi poi ci viene a dire è vero, il VAR doveva intervenire in quell'occasione. Fiorentina-Juventus, prima viene concesso un rigore alla Fiorentina e poi non viene fatto battere, anche questa un'anomalia, anche l'ultima col Bologna, lì c'era anche espulsione, l'espulsione di Rugani non sanzionata per il fallo da rigore. Quindi insomma stiamo parlando di episodi talmente palesi ed evidenti che poi il sospetto viene
Non a caso poi, diciamo, tra virgolette, ci vengono a prendere anche in giro quando vediamo le immagini del siparietto tra Tagliavento e Allegri alla fine di Inter-Juventus, che davvero mi è sembrato il colmo dei colmi. Davvero, io mi auguro che si possa andare davvero fino in fondo, perché pare sia stata aperta un'inchiesta e siano state richieste le immagini video di quel siparietto, perché veramente per me un tesserato come Allegri non può rivolgersi ad un ufficiale di gara in quella maniera, anche se in maniera scherzosa, giocosa. Anche per mancanza di rispetto per gli avversari, cioè, devi anzi diciamo tra virgolette ringraziare gli avversari che hanno giocato sportivamente, mentre tu sei un antisportivo. Ma e quindi, addirittura insomma, l'antisportività della Juve è proprio palese. Io faccio il medico e l'episodio di Mandžukić, che aveva quella ferita precedente, sì, un medico lo vede subito che non è una ferita fresca. E poi tra le altre cose, siccome lui aveva subito il fallo dal giocatore dell'Inter, che praticamente era perpendicolare alla gamba, quindi la ferita al limite doveva essere orizzontale e non verticale, quindi erano questa è veramente tecnica. Voglio dire, questa è la prima cosa. Cioè, quello l'ha mostrato, addirittura si stava, ha subito un intervento, ho letto, cioè, secondo Buffon me che fa quella sceneggiata dopo la partita con il Real Madrid su un rigore nettissimo. Lascia perdere che è il 93esimo, non c'entra nulla, in Italia non te li danno, esatto. A parte il fatto che poi in Italia l'anno scorso Juve Milan a tempo ampiamente scaduto, contrariamente a ieri, non so se ti ricordi Milan-Juve o Juve-Milan, la Juve era stata assegnata 5 minuti di recupero, 5 minuti e 23 secondi, cioè oltre 5 ottimo. Minuti, ci fu un fallo di mano, dubbio anche, nel dubbio lo danno sempre, a tempo scaduto a favore della Juve, te lo ricordi o no? È vinta 2-1 la Juve. Però io volevo lanciare anche insomma una versione del VAR un po' diversa, cioè a me piacerebbe che anche gli allenatori, magari una volta a tempo, hanno il diritto di chiederla, come a prescindere dall'arbitro. Bisogna un attimino creare un po' di armonia, non è che tutto l'arbitro si deve accollare, tra virgolette, poverino, sbaglia sempre a favore della Juventus, bisogna aiutarlo a evitare queste piccole incongruenze. Quindi io direi di dare la possibilità anche agli allenatori di richiederla. Ecco, creiamo un attimino un po' di armonia, perché veramente se no ci annoiamo e il popolo napoletano dopo essere andato alla stazione, nelle partite che precedevano, insomma, tanto entusiasmo, poi è caduto in una specie di abbattimento morale. No, è vero, anche perché Alessia, poi velocemente, io personalmente sono caduto in depressione, ma seriamente, non sto scherzando, io quello che ritenevo l'intrattenimento più bello dottore, del mondo. Dottore, c'è la possibilità di recuperare. Sì, l'anno prossimo, perché faremo 15 minuti più della Juve e quindi ampiamente. Non a caso, io mi auguro che resti Sarri e resti anche Allegri alla Juventus, perché Sarri ha già dimostrato sul campo di poterlo battere e lo deve fare adesso anche nell'arco di un intero campionato. Io sono veramente caduto in depressione, perché quello che ritenevo l'intrattenimento più bello del mondo, cioè il nostro meraviglioso sport preferito, cioè il calcio, è diventato a mio avviso uno sport. Cioè, no, ormai non si può parlare più di sport, perché gli episodi che sono avvenuti quest'anno, nonostante il VAR, quindi l'innovazione tecnologica che doveva cambiare tutto, sono degli episodi gravi. Orsato e Irrati, i due grandi protagonisti di questa stagione, vanno anche al mondiale, tra l'altro. Sono stati premiati. Sono stati premiati. Quindi purtroppo la mela marcia si trova sull'albero. Ma il problema è anche questo: cioè il calcio in Italia sta perdendo spettatori, al di là delle crisi economiche e tutto il resto. Però il governo, adesso parlo politicamente, non fa niente per riavvicinare il pubblico allo stadio e renderlo partecipe, perché secondo me se lo sport si vive dal vivo è tutta un'altra cosa e si educa anche la gente in generale ad affrontare i problemi. Una funzione sociale importantissima. Secondo me, Sebastiano, aiutami a dire, un problema di appetibilità, perché ovviamente la gente va allo stadio così come a un concerto. Se lo spettacolo è bello, quante partite di Serie A ci sono degne di un grande spettacolo su tutte quelle che vediamo? Cioè, penso che comunque il calcio possa essere assimilato ancora a uno spettacolo, no? Assolutamente sì, penso che sia molto simile poi il calcio come alla musica, appunto
ci deve essere di fondo molta passione, uno deve andare là a sostenere, no? Cioè, al di là poi del risultato, come hanno già detto loro tecnicamente su tutto, quello che secondo me ha dimostrato il Napoli è che c'è sicuramente tanta speranza ancora, ha dimostrato che c'è il gioco e c'è assolutamente, c'è molta passione anche dietro questo, appunto persone che seguono tutto e che vanno allo stadio, appunto appoggiano e supportano la squadra nonostante poi che sia corretto, che sia scorretto, insomma la squadra non riesca a raggiungere l'agognato risultato, appunto la vittoria, e quello che c'è dietro c'è tanto supporto, quello che poi si dovrebbe trovare un po' in tutte le squadre, che si sta perdendo appunto perché sta diventando, come ha detto lui, una cosa un po' guidata, un po' comandata, si è persa, sai, l'idea di andare lì e vedere cosa succede, perché un po' uno forse adesso forse un po' anche se lo aspetta, no, il risultato. Mi sembra quasi un match di wrestling che è predeterminato, esatto. Che è predeterminato prima e poi insomma. Ma poi praticamente per ritornare al problema dell'allontanamento della gente dagli stadi, per fare il biglietto ci vuole un sacco di tempo, tessera del tifoso, limitazioni varie, cioè, ma perché non è una guerra? Prima di tutto gli stadi sono quanto di peggio c'è in Europa. Io spesso vado fuori a vedere in Europa, tra le altre cose per me è stato più semplice acquistare il biglietto Real Madrid-Napoli che non Juventus-Napoli, perché non l'ho potuto prendere, perché essendo in Campania, certo, siccome sono finiti subito i settori ospiti, gli altri settori sono off limits, tra le altre cose anche per Sampdoria-Napoli c'è una partita insignificante, dopodomani io mi trovo a Genova per lavoro, vorrei andare a vedere la partita, devo fare per forza il settore ospiti, che è lo stadio di Marassi, non so se ci siete stati, non so vedere niente. Tra le altre cose, mia moglie ed è obbligatoria la tessera del tifoso, come sta con me anche mia moglie, vorrei far vedere pure a lei lo stadio, mica la lascio. Non c'ha la tessera del tifoso, non so come fare. Quindi, solo in Italia veramente. Ma è una cosa... Anche perché viene a cadere anche il senso della tessera del tifoso, perché se serve solo per andare al settore. Ho detto a mia moglie, ospiti... tu non ti vogliono far venire perché tu sei quella che poi metti la bomba allo stadio. Assolutamente, parlando sempre di stadio, Ciro, abbiamo visto un San Paolo un po' diviso domenica, un bel po' diviso. Abbastanza. Tra la contestazione più che palese al presidente De Laurentiis e invece striscioni e tanti applausi per Maurizio Sarri alla squadra anche alla fine della partita, nonostante sia poi definitivamente sfumato il sogno scudetto. Sì, un Sarri anche un po' commosso, dobbiamo dire, alla fine della partita, speriamo che non sia l'epilogo insomma del suo ciclo a Napoli, perché come abbiamo già ampiamente detto prima, Maurizio Sarri è il valore aggiunto di questa squadra, quindi speriamo possa rimanere, anche perché Maurizio Sarri è colui che valorizza con poco ovviamente la rosa che gli viene messa a disposizione, quindi diciamo è un po' il sogno di tutte le società. Quindi speriamo che Napoli e De Laurentiis riesca a tenersi stretto Sarri, anche perché sono usciti dei nomi che mi sono venuti brividi, anche solo pensare al ritorno di Benitez, che io ho stimato tantissimo e come uomo lo stimo, però credo anche proprio dal punto di vista del gioco, dal punto di vista degli allenamenti, si farebbero dei passi indietro. Dal punto di vista magari del mercato, il Napoli riuscirebbe ad acquisire di nuovo quella pill a livello internazionale, il che magari potrebbe essere sicuramente utile anche con l'innesto di qualche figura all'interno della società di un certo spessore, però dal punto di vista tecnico io mi auguro davvero che possa rimanere Sarri, perché quello che abbiamo visto in questi 3 anni è stato davvero qualcosa di incredibile, squadra stretta, corta, difesa praticamente a centrocampo, passaggi rapidi, veloci, triangolazioni, verticalizzazioni, cioè stiamo parlando di una squadra che davvero ha insegnato calcio in Italia e in Europa con tanti emulatori, non a caso tanti allenatori hanno parlato bene di Sarri e cercano di imitare il suo gioco in Europa. Quindi sì, io sono d'accordo con i cori a favore di Sarri, gli striscioni che gli sono stati dedicati, forse devo dire un po' troppo pesanti, diciamo, i cori contro De Laurentiis, ripetitivi per 90 minuti, forse un po' esagerati li ho trovati, posso capire la contestazione, posso capire che magari si poteva fare qualcosa di più sul mercato, posso capire la rabbia magari di arrivare sempre a un centimetro e di non vincere poi, però io credo che bisogna solo fare degli applausi a questa squadra, a questa società, perché da 14 anni il Napoli si migliora sempre anno dopo anno, e De Laurentiis dal punto di vista imprenditoriale non si può criticare, perché dal punto di vista imprenditoriale ha sempre fatto delle scelte giuste, anche scelte non appoggiate da buona parte della tifoseria e della stampa, molte volte. Anche la scelta di Sarri, la stessa scelta era...
insomma, non può non è stato accolto con grande entusiasmo, perché ricordiamo che Sarri insomma proveniva dall'Empoli, quindi da una provinciale, però come diceva appunto Ciro, inizialmente si è un po' avuto di timore, però poi il pubblico si è affezionato perché ha visto la mano di Sarri che, se vi ricordate in quelle partite in cui il Napoli ha perso, Sarri ha detto: sto lavorando sulla difesa perché ho trovato una squadra che prende parecchi gol sui calci piazzati, sui calci d'angolo, dalle gestioni precedenti. Quindi non ha parlato bene, se vogliamo, dei precedenti suoi predecessori, tra virgolette. Quindi insomma è stato un lavoro ottimale quello che ha fatto. Ecco, no, perché... poi, scusa se interrompo un po', Federico, si dice Sarri non ha portato trofei, eccetera, eccetera. Bisogna anche però vedere le cose da un altro punto di vista. Sarri ha valorizzato una rosa che era, diciamo, stata anche un po' invece deprezzata dalla gestione Benitez, Koulibaly e Jorginho, su tutti. Poi dopo No. C'erano molti giocatori che però erano sul piede di partenza quell'anno. Sì, anche quest'anno, sono, i giornalisti napoletani sono partiti già tutti. Sono già tutti. Il prossimo anno giocheremo non noi. Non è una questione di quell'anno che stanno sul piede di partenza, stanno tutti sul piede di partenza. L'anno prossimo, cioè, se tu ti metti a seguire una trasmissione televisiva di... non nazionale, quelli, cioè io non seguo più le trasmissioni, perché se segui le trasmissioni televisive campane, dove ci sono i cosiddetti esperti giornalisti di vecchia data o ex allenatori, ex calciatori, opinionisti, praticamente, e tu non conosci la situazione del campionato, dici: ma questo Napoli forse si è salvato o non si è salvato. Poi vai a vedere la classifica, magari stai primo, secondo, ma chi si sta parlando? Poi, dopodiché, per il futuro, allora, per il futuro, Reina se n'è andato già, per me, tutto il rispetto per Reina uomo, per me è stato, forse lo dissi anche l'altra volta, è stato sempre uno dei punti deboli del Napoli, dal punto di vista, nel campo, non nello spogliatoio, che è il punto forte. Però, quindi, Reina se ne va, se ne doveva andare già l'anno scorso, ma non andò via perché ci fu il patto, il famoso patto. Dopodiché praticamente Mertens se ne va, secondo i giornalisti, Hamsik va in Cina, Jorginho non so, in Inghilterra, Koulibaly l'ha preso già il Chelsea. No, anche la Juventus sembra, tutto Sport titolava Koulibaly qui. Isai, che poi a giorni alterni è buono, a giorni, cioè quando deve restare non è buono, quando se ne deve andare anche Isai se ne va. Allora questo è il riassunto. Però così che siamo fanno? Super miliardari, praticamente c'è il Napoli può... No. Allora io dico, ma poi alla fine, questo ogni anno è successo, sì, questo. Sì, è vero. Da quando se n'è andato, allora io devo parlare con i fatti, noi, insomma, se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo parlare con i fatti. Da quando è venuto De Laurentiis, forse non il massimo della simpatia, a prima vista sicuramente, atteggiamento un po' arrogante, quindi non si fa amare dai tifosi. Poi non si fa amare anche per altri motivi, perché prima praticamente i tifosi condizionavano la società, lui non si è fatto condizionare, quindi giustamente ne paga anche le conseguenze dal suo punto di vista. Però per me ha fatto una scelta. Però da quando è arrivato De Laurentiis, noi sono 9 anni con questi che andiamo in Europa a giocare una competizione europea. Nessuna squadra italiana, Juve compresa, ha fatto 9 anni così. Prima cosa. Seconda cosa, è il terzo anno consecutivo che andremo in Champions adesso, e se non avesse sbagliato i rigori Higuain, soprattutto quello contro la Lazio, ultimo del campionato lì, saremmo andati per 5 anni consecutivi. Si sono alternati allenatori da Reia quando stavamo in Serie C, e Reia ha fatto il meglio a Napoli. Poi è venuto Mazzarri, abbiamo fatto il secondo posto con Mazzarri, abbiamo vinto una Coppa Italia e abbiamo vinto moralmente la Supercoppa in Cina, sì. Ce la rubarono anche quella. Se n'è andato Mazzarri dopo 4 anni, non dopo 2 anni, per andare a una società più organizzata, a dire dei giornalisti nostrani, all'Inter. Dopo 3 mesi è andato via. A caso Mazzarri ha dichiarato che è una scelta che se potesse tornare indietro non la rifarei. Allora, per continuare, poi se ne andò Cavani e Lavezza, Umeron, e come facciamo? Questo fu, andiamo in Serie B. Invece il Napoli migliorò. Poi venne Benitez, il primo anno fece un grandissimo campionato, io non sono d'accordo che Benitez è uno dei migliori allenatori che ho visto, perché l'allenatore non va giudicato solo dal gioco. Sarri è il miglior maestro di calcio,
ma non è il miglior allenatore. Sono due cose differenti, perché il miglior maestro di calcio è quello che ti fa vedere il calcio e te lo ti fa diventare arte, quello come sta facendo il Napoli. Però l'allenatore tecnico, soprattutto di una squadra come il Napoli, che dir si voglia è tra le prime 15-16 in Europa, quindi è un top level di club, un top club, praticamente deve saper sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità, cosa che Sarri, ed è un limite, che secondo me può migliorare, non fa. Perché noi dopo 3 anni, per esempio, non sappiamo se Rog è un giocatore che si può utilizzare o meno. Perché se si può utilizzare lo deve utilizzare, se non si può utilizzare si deve cedere. Cioè non ce lo possiamo tenere il quarto, il quinto, il sesto anno sempre per giocare 10 minuti finali. Significa che non è idoneo. Allora se non è idoneo se ne va. Anche se Rog per me è idoneo, perché Rog gioca in nazionale non come titolare, ma gioca spesso in un nazionale dove ci sono dei mostri sacri a centrocampo. Modric, Rakitic, Kovacic. Cioè non stiamo parlando degli anche ultimi Brozovic, anni. Insomma, sì. Brozovic pure. Insomma, la Croazia è una grande nazionale. Ah, per esempio, un altro esempio, comunque stavo concludendo dicendo che praticamente nonostante il passare degli anni, nonostante ogni anno c'è, a detta dei giornalisti e dei tifosi che si fanno condizionare dal risultato contingente, che poi è buono il secondo posto, tra le altre cose noi siamo primi, abbiamo detto, allora mettiamoci d'accordo, siamo primi, cioè, o non siamo primi, una valanga di differenze. Allora praticamente si fanno condizionare, l'anno prossimo si deve rifondare tutto, se ne vanno tutti quanti, viene un allenatore nuovo, questo e là. Io ho visto che il Napoli, indipendentemente dagli allenatori che se ne andavano, calciatori che venivano e andavano, è sempre migliorato, proprio sempre sempre. Allora vuol dire che c'è una società che sa, sarà fortunata, comunque porti risultati. Allora sarà solo fortuna, per me non è solo fortuna. Allora per l'anno prossimo io direi che Sarri deve restare, assolutamente deve restare, però anche lui deve rivedere alcune sue cose. Innanzitutto non si può dedicare, non ci si può dedicare solo ad una competizione dicendo che la rosa è corta. La rosa magari è corta, ma la devi sfruttare anche se è corta. Ah, e no, non ma è che... chi la decide sta rosa? Perché a me questo è questo è un altro errore. Allora un'altra cosa, Sarri non deve andare in televisione a dire io alleno i giocatori che mi danno. No, lui deve dare l'input alla società. E prima dell'inizio del campionato dice, io ho detto nella conferenza stampa, io volevo, per dire, un difensore centrale, dico, per dire, tra questo e questo, ci sono no, la società me l'ha presa, allora va bene, certamente non può dare un nome, deve dare 2 o 3 alternative. Se poi non l'ha presa, allora non me l'ha presa, allora su questo siamo un poco... Però io credo... Aspetta, scusami, no, voglio concludere il discorso. Allora, Sarri, da parte sua, deve migliorare questa situazione per diventare veramente uno dei migliori allenatori del mondo. Adesso è uno dei migliori maestri di calcio del mondo, che è un po' diverso. Poi la società da parte sua c'ha molte pecche, ma certamente non il fatto tecnico, non il fatto di comprare i giocatori a gennaio, perché viene sempre accusato che a gennaio non ha comprato. A gennaio non c'è mai niente, secondo me. Quello che si fa a giugno, certo, e non si fa a gennaio. Le squadre si cominciano a costruire a marzo, esatto, per esatto, la stagione successiva. Allora la società invece deve strutturarsi, perché non c'è un trade union tra la società e i calciatori. La Roma a Totti, l'Inter a Zanetti, la Juve a Nedved, tutte le squadre c'erano qualcuno, il Napoli non c'è nessuno. Cioè nel Napoli ci sta De Laurentiis, Giuntoli, nient'altro. Cioè Giuntoli che fa il mercato, poi ci vuole qualcuno che parli con la stampa, che sappia difendere il Napoli, nel senso che non per non subire soprusi come è capitato. Allora ci vorrebbe un giocatore che sia ex calciatore, un uomo d'immagine, diciamo, esatto, che sia all'altezza di fare questo compito. Non ne vedo molti, purtroppo, perché molti sono juventinizzati, ex calciatori della... Uno che vedrei, però è uscito dalla scena, mi dispiace perché aveva i suoi difetti, però non ha mai tradito Napoli e il Napoli, Totò Noiuliano, che avrebbe potuto fare, e in passato l'ha fatto ai tempi di Ferlaini. Però questo è quello che manca, secondo me, per ripartire. Però non si deve rifondare niente, anche perché io sono convinto che Sarri non se ne va, perché Sarri nemmeno a lui conviene andarsene, perché se va in un'altra società, è una società che va a pagare 8 milioni di euro di clausola, per un calciatore è una cosa, per un allenatore è un'altra cosa, non è semplice, anche perché Sarri, maestro di calcio, a tutt'oggi non ha vinto niente,
E allora nel mondo del calcio vale anche questo. Io credo infatti convenga a tutte e due le parti, cioè sia al Napoli che a Sarri, almeno continuare per un altro anno e cercare di continuare a costruire questo progetto e questo ciclo per portare un trofeo o due trofei, insomma, quello che noi ci auguriamo ovviamente. Non è che il Napoli l'anno prossimo deve vincere la Champions League, però noi ci auguriamo che possa cercare di arrivare in fondo alle competizioni, perché è giusto che sia così. È stato probabilmente criticato da tantissimi il fatto di essere usciti dall'Europa League quest'anno, però in quel caso probabilmente io non voglio condannare del tutto la scelta che è stata fatta in quell'occasione, però è ovvio che bisogna cercare di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni e poi chiaramente cercare di portare questo tanto desiderato scudetto, perché io credo che la città ha fame, la Sarri ha fame, i giocatori hanno fame di scudetto e la maggior parte di essi, io sono convinto che vorrà rimanere un altro anno, soprattutto se dovesse rimanere Sarri, per continuare a costruire questo progetto vincente. E per quanto riguarda la società, sicuramente, come dicevo prima, si deve strutturare un po' di più, sono d'accordo, anche una figura che possa trattare a livello internazionale con i top club per cercare magari anche di acquisire qualche calciatore di un certo livello. E Sarri deve assolutamente, io tra l'altro si parlava di Chelsea, no? Per quanto riguarda Sarri, in questo caso sembra vicino Luis Enrique alla panchina del Chelsea, quindi come diceva prima Antonio, anche il palmarès di un allenatore viene valutato. È chiaro che se tu porti in un top club come il Chelsea Sarri, che ha fatto bene, ha fatto giocare bene il Napoli, ma non ha vinto nulla, non parti proprio, diciamo, dal punto di vista della comunicazione, del marketing, dell'immagine, non parti bene. Quindi è chiaro che anche queste società fanno diverse valutazioni prima di magari di mettere sotto contratto un allenatore come Sarri, che giustamente ha anche una clausola da 8 milioni, che non è una cifra proprio bassa per appunto per liberarlo. Quindi conviene a tutti andare avanti, conviene davvero a tutti, perché il Napoli quest'anno è andato davvero vicino allo scudetto. Io sono convinto che continuando a lavorare con questa squadra, allungando un pochino la panchina, inserendo qualche giocatore, magari probabilmente qualcuno potrebbe partire, perché ci può stare che qualcuno potrebbe partire, ma non tutti i titolari, perché ovviamente è chiaro che bisogna costruire sulla base e sull'ossatura che abbiamo visto in questi ultimi tre anni. Io credo che il Napoli possa davvero dire la sua l'anno prossimo, sia in campionato, in Coppa Italia che in Champions League, e magari con un pizzico di fortuna in più e qualche aiuto arbitrale in meno per quanto riguarda la Juventus, cosa sulla quale però dubito fortemente, però credo che il Napoli possa davvero dire la sua l'anno prossimo e lottare ancora fino all'ultima giornata per questo sogno. Poi sappiamo che lo scudetto si decide anche sugli episodi, purtroppo, certo. Non solo sulle partite che poi abbiamo visto il Napoli ha giocato bene, ha vinto, e sul calcio che Maurizio Sarri è riuscito a dare a questa squadra. Sebastiano, secondo te, quando non si riesce a perseguire un obiettivo, quindi come nel caso del Napoli uno scudetto, bisogna persistere, quindi continuare con il progetto che si è iniziato, oppure cambiare quasi totalmente? Beh, secondo me sicuramente bisogna analizzare e capire innanzitutto se ci sono dei problemi, poi cercare, cioè rispondere a questa domanda, nel senso sì, quale problema è, e cercare di risolverlo. Però sicuramente, secondo me, assolutamente insistere sempre. Se la squadra è vincente, se un obiettivo, un sogno, qualsiasi cosa sia, è vincente, bisogna sicuramente insistere sempre, perché a volte ci sono cause appunto esterne a quello che sia lo sport o a quello che sia un sogno, un obiettivo, i famosi bastoni tra le ruote che non possiamo comandare, non possiamo scegliere di averli o di non averli, quindi però ci sono, e quindi noi piano piano questi bastoni li rompiamo e andiamo avanti comunque sempre. Non si molle, non mollano neanche i giocatori del Napoli, così come hanno scritto anche sui social in queste settimane, guardandoci tutti i post con il Fondamental Instagram. Abbiamo visto la settimana social del Napoli con le lacrime di Jorginho a fine partita e 100 gol di Marek Hamšík, però io volevo fare con voi un piccolo giochino. Beh. Abbiamo parlato, anche se brevemente, di cessioni, come in questo periodo stiano rimbalzando ormai tantissimi nomi in procinto, ovviamente sempre molto ipotetico, di poter lasciare il Napoli. Federico, inizio da te. Sì. Fossi tu Giuntoli, non voglio dire neanche De Laurentiis, oggi sei Federico Giuntoli. Benissimo. Il fratello. Esatto. Chi venderesti del Napoli? Cioè, secondo te, chi
di chi potrebbe privarsi il Napoli, dovendo fare ad esempio tre nomi, non voglio esagerare, levando Pepe Reina, che ormai è già promesso sposo del Milan. Tre più Reina, diciamo. Tre più Reina, sì. Beh, chiaramente ci vuole un portiere nuovo, però insomma... No, no, lei dice chi cederesti. Mandare via, sì, chi cederesti. Non ci acquisteresti. Dell'attuale rosa dei titolarissimi. Dei titolarissimi io incomincerei dalla panchina, perché chiaramente uno dei primi nomi da fare è un as, che praticamente si è visto poco e niente, però non sappiamo col senno di poi se è poco utilizzato o no. Però insomma occorre che vada a fare esperienza fuori. E un altro che sono in dubbio è Rog, perché fin quanto abbiamo visto che è bravo, però bisogna capire se l'allenatore ha intenzione effettivamente di dargli più minutaggio, perché dal punto di vista dell'agente, del giocatore, se il ragazzo mi fa sempre questo minutaggio scontato e prescontato, allora diventa un attimino stucchevole, quindi c'è bisogno di cambiare squadra. E un altro giocatore, io direi... Ma dei titolarissimi mi fermerei qui, perché comunque io penso che ha resto... giocato facile, ha giocato male. Ti faccio io due nomi, ma lo dopo sapete. Te li faccio pure no, io. Voglio un nome tra i titolarissimi. Beh, insomma, uno da che è difficile cedere, però forse è una questione anche di età e anche di monetizzare già da adesso, è Mertens, perché è grandicello di età e quindi... Ma lui c'è la clausola. Sì, io spero che qualcuno se lo venga a prendere. Se e abbiamo una controparte effettivamente... Si parlava anche della Cina anche lo scorso anno. Che poi il presidente ha annunciato questo famoso giocatore attaccante da 20 gol, che però oggi si ha ritrattato dicendo che è un acquisto, poi da vedere. Oggi ha ritrattato oggi un po' di ritrattato. Cose. E la cosa un po' antipatica è che noi abbiamo un direttore sportivo che non conosciamo neanche una parola. Infatti questa è una cosa che per me dispiace. Manca e questo è il fatto problema. Che si deve strutturare. Cioè Giuntoli ha rilasciato una sola dichiarazione in tre anni, sfogo dopo la Coppa Italia, tra l'altro anche poco carino nei termini qualche anno fa, insomma, quindi anche poco carino farlo parlare soltanto nei momenti difficili, sì. No, insomma. Io invece credo che il Napoli, parliamo di dove il Napoli può migliorare, diciamo nei titolarissimi, io credo che il Napoli può migliorare sulla fascia destra, quindi io troverei un giocatore che possa sostituire Usai, soprattutto se qualche squadra dovesse prenderselo, visto 50 milioni, insomma la clausola, io credo che sia insomma un giocatore da vendere assolutamente. Jorginho, con tutto ovviamente il bene per questo giocatore che ha fatto benissimo, però io sono convinto che il Napoli può fare un salto di qualità in mezzo al campo. E sono stati fatti diversi nomi interessanti, lo stesso Torreira della Samp, di cui parlammo anche l'altra volta. E lo stavo per chiedere, infatti, mi piacerebbe? Mi piace tantissimo e potrebbe anche interscambiarsi con Allan, perché è dinamico, recupera i palloni, sa impostare il gioco. Conosce già il campionato, quindi... Conosce il campionato, comunque gioca con Giampaolo, che dal punto di vista tattico abbastanza simile a Sarri, centrocampo. Però scusa se ti interrompo, quindi... però Giunto è abituato a prendere dall'Empoli, quindi dalla... Si fanno anche dei nomi provenienti dall'Empoli, anche questa volta, però... Lui conosce solo l'Empoli. Diciamo che sai, Jorginho e poi anch'io dico Mertens, perché Milik è stato pagato 30 milioni e non l'abbiamo mai visto in campo anche a causa degli infortuni da titolare. Credo che il Napoli il prossimo anno punterà su Milik. Si parlava infatti di rinnovo per Milik. Si parla anche di rinnovo, quindi credo che il Manchester United, così come magari qualche altro club, possa ad occhi chiusi pagare 26-27 milioni di clausola per Mertens. Io per il bene che ho per Mertens, per quanto a me piaccia un sacco, non mi strapperei i capelli però se andassi via, perché magari il Napoli potrebbe potenziare l'attacco con un giocatore diverso, più giovane, e che potrebbe partire magari alle spalle di Milik, giusto che Milik, così come due anni fa era stato disegnato come titolare al posto di Higuain, è giusto che parta titolare il prossimo anno, perché il ragazzo ha dei mezzi importanti, tecnicamente è un attaccante valido, sa segnare di testa, sa giocare con la squadra, certo non è un brevilinio, non gioca diciamo come Mertens, Insigne e Callejon, però Milik è un giocatore che può fare quel tipo di gioco con caratteristiche diverse e può anche valorizzare i terzini, perché chiaramente dovendo crossare per lui, questo valorizzerebbe maggiormente i terzini del Napoli. E poi occhio a Ghoulam, perché anche lui ha una clausola, anche lui potrebbe partire, non a caso il Napoli ha un mezzo accordo con Grimaldo del Benfica, che è un terzino sinistro, e magari le fasce potrebbero essere ritoccate, però il resto della squadra io credo che non cambierà. Sono felicissimo del rinnovo di Allan, che è un giocatore
strepitoso e che ha fatto la differenza quest'anno. Ha reso di più nel momento dell'arrivo di Zirinskyi, perché inizialmente aveva avuto un campionato un po' assolutamente. E poi credo che il prossimo anno possa esserci l'avvicinamento Zirinskyi-Hamsik a centrocampo, anche se il capitano, bisogna sottolinearlo, quando manca si sente. L'abbiamo visto anche nella partita col Torino, è entrato Hamsik non solo per il gol, ma la squadra ha cominciato di nuovo a girare meglio a centrocampo. Quindi bisogna anche studiare delle alternative tattiche, magari pensare di passare al 4-2-3-1 in qualche partita, valorizzare dei giocatori magari che non sono stati sfruttati quest'anno. Ecco, credo che sia questo poi quello su cui Sarri deve lavorare quest'estate. Poi per il resto nulla da eccepire, lavoro straordinario, ottimo maestro di calcio, e come abbiamo detto quest'oggi in studio, speriamo che possa diventare anche uno dei migliori allenatori del mondo. Antonio? Allora, per quanto riguarda calciatori che farei partire, oltre Mertens, come hanno detto anche loro, perché ormai 31 anni mi sembra che abbia, e al di là dell'età ha fatto un campionato quello scorso stupefacente da centravanti, quest'anno dopo un po' di tempo ha perso quello smalto, per cui secondo me può restare, ma non come centravanti, questo è come la dico io, può restare come alternativa a Insigne. Poi un altro che lascerei partire, se ci sono offerte buone, è Caleon. Perché Caglione, soprattutto negli ultimi tempi, ho notato che, al di là del fatto che non ce la faceva più, e questo è secondo me, come vedo io il calcio, un errore di Sarri, non puoi far giocare Caglione sempre quando non ce la fa, e un ass non lo facciamo giocare mai. È chiaro che se un ass deve fare Caglione non lo sa fare, un ass deve giocare se deve fare l'un ass, cioè quello che si sa fare. Allora, e quindi è inutile che poi dici non mi torna indietro, vabbè, nemmeno Douglas Costa della Juve copre la fascia, però è Douglas Costa, voglio dire. Quindi vabbè, lasciamo io di Caglione, quello che non mi è piaciuto nel girone di ritorno è che spesso si è tirata la gambina. Non so se ci avete fatto caso. Ma secondo me davvero non ce la faceva più fisicamente. No, proprio nello scontro, e alcuni gol li ha sbagliati per paura dello scontro fisico. Allora, quando un calciatore arriva a questo punto, anche perché è un giocatore sfruttato, ha fatto 200 partite circa consecutive. Sono 5 anni che gioca con una gioca consecutivamente. Pazzesco. Naturalmente bisogna trovare un calciatore all'altezza. Per quanto riguarda Isai, se il sostituto, non ne vedo però sostituti talmente più bravi di Isai nella doppia fase difensiva e offensiva, sta migliorando anche in fase offensiva, quindi ci andrei cauto a dar via Isai. Su Jorginho non sono per niente d'accordo, perché quando non gioca Jorginho il Napoli è un altro. Secondo me Diawara rispetto all'anno scorso ha avuto un'involuzione, forse perché non gioca molto. Quello dicevo, del Napoli deve fare un upgrade, non deve giocare con Diawara. Ma Torreira è Torreira, Jorginho e io mi tengo Jorginho. Anche io ovviamente, se il Napoli non dovesse fare un Torreira, salto di qualità, ben venga, ma insieme a Jorginho. Insieme sicuramente, però dico, secondo me alla lunga potrebbe anche scalzarlo il ruolo titolare. È chiaro che se ne è capace, ben venga. Sarri lo ha detto in conferenza stampa: io, se mi prendete Modric, allora va bene, faccio è ovvio, ma Modric è come dire se mi prendete Messi, ma a centrocampo per questo bisogna fare delle valutazioni molto attente, secondo me, perché al massimo Rogue e Diawara possono andare a giocare in prestito, però per il resto io non toccherei nulla, però cercherei di fare un upgrade, cioè metterei dei giocatori qualitativamente superiori a quelli attuali o di pari livello che possano giocare, anche perché ragazzi non ci dimentichiamo che è stato Sarri a valorizzare questi calciatori. Io non so se in un altro contesto, con un altro allenatore, in un'altra squadra possano rendere alla stessa maniera i vari Sai, Jorginho, perché non stiamo parlando di top player. Non stiamo parlando di top player, a mio avviso stiamo parlando di ottimi giocatori, ma non di top player, che sono stati valorizzati da un gioco straordinario. Poi scusami se ti interrompo, che stavo concludendo. Goulam non sappiamo se torna ai livelli precedenti. Grimaldo mi piace, l'ho visto qualche volta. Poi ho visto, per quanto riguarda l'uomo di fascia, che però gioca in tutt'altra parte del mondo, ho visto quello del Boca Junior, un uomo di fascia sinistra che rientra col destro, molto bravo, diciamo, caratteristiche di Insigne, un giovanissimo
il nome mi sfugge, se mi aiuti, gioco il numero 7 nel Boca Junior, ho visto diverse partite, molto bravo. Ho capito. Pavon si chiama, Pavon. Mi sembra molto bravo, però gioco in Sud America, i giocatori quando vengono da Sud America in Italia hanno sempre... bisogno di un... Io credo che il grande obiettivo di De Laurentiis sia Federico Chiesa. Federico Chiesa sarebbe l'alternativa ideale di Caleo, secondo me. Giocatore che può fare bene tutta la fascia, un giocatore che ha delle caratteristiche secondo me molto molto importanti. Beh, io però non so se poi corrisponde al vero Benzema. Dubito, per l'età, per il prezzo e per l'ingaggio, sono tre parametri insomma. Non è vero, perché però... il Napoli adesso ha parecchi giocatori che guadagnano 5 milioni. Sì, però 31 anni anche lui, non lo so, io considerando che il Real Madrid meno di 70 milioni non lo vende, insomma, non lo so. Benzema è un grandissimo attaccante, ci mancherebbe. Io penso che il Napoli però punterà su profili un po' più giovani e si cercherà un attaccante magari insomma con caratteristiche anche diverse rispetto a quelle attuali, non lo so. Io sono convinto di questo, però sono convinto anche che tra, diciamo, se il Napoli fa 5 acquisti, 4 sono giovani come dici tu, ma uno sarà un top proprio. Un top, sì. Speriamo. Assolutamente. Sebastiano, parliamo anche un po' di te perché siamo andati lunghissimi con i tempi. E tanti progetti, lo so, è colpa tua. È sempre un piacere parlare di calcio, lo sapete. Tanti progetti in cantiere, un nuovo video, 24 come base da cui parte tutto, parlacene un po'. Sì, come hai detto tu, parte tutto da 24, che è il mio primo lavoro discografico, che è un po' un riassunto di quello che è il mio mondo, no? Cioè tutto ciò che mi appartiene nei miei primi 24 anni, ho cercato di trasformare le mie esperienze, quello che siano anche le mie emozioni nella mia musica poi fondamentalmente, e ho portato avanti poi questo discorso, siccome è musica strumentale, senza appunto testi, senza parole, ho cercato di comunque aiutare diciamo persone che non sono avvezze a questo tipo di musica, con un linguaggio video che possa spiegare un poco, o almeno aiutare ad entrare nel mio mondo. Io provo a raccontare una sensazione che poi sia, cioè che ho vissuto io magari in prima persona, che però non deve essere per forza raccontata nel minimo dettaglio, cioè magari un ascoltatore può ascoltare quel tipo di sensazione, quel tipo di emozione, cioè tutti quanti abbiamo amato qualcosa, che sia, ma ci vuole, uno sport, che sia una persona, che sia uno stile di vita. Quindi io ho provato in questo lavoro a raccontare questo, cioè le mie passioni, i miei amori, che siano persone, oggetti, sogni sicuramente. E l'ultimo lavoro che ho pubblicato è Direct Impact, che è diciamo questo videoclip che assomiglia poi molto a un corto, sia per la durata che insomma per come abbiamo gestito le tempistiche, i dettagli e anche un po' tutta la storia. Parla un po' di quello, diciamo, come si dice all'inizio, si dice quello che sarebbe se poi non è, cioè se poi non fosse, cioè nel senso andiamo a vedere al di là di quello che è reale, al di là di quello che ci circonda, cioè un'idea... Quello che potrebbe essere. Esatto, quello che potrebbe essere, cioè noi non conosciamo realmente le cose così come sono, noi vediamo e filtriamo attraverso il nostro punto di vista, quindi che cos'è il punto di vista di un'altra persona e di tante persone diverse, che cosa può essere il bene, che cosa può essere il male, sia dal punto di vista del bene, sia dal punto di vista poi del male. Quindi questo è Direct Impact, è un po' un attacco diretto, cioè un impatto che spero avrà la mente delle persone, possa far capire un po' di cose anche da un altro punto di vista. Ecco, guardiamocelo proprio, Direct Impact. E dopo il bellissimo videoclip di Sebastiano, noi ci proiettiamo brevemente anche sul prossimo avversario, infatti... Domenica è già tempo di Samp Napoli, il servizio. Federico, Samp Napoli, ormai la classifica è quella che è. Quella che è, quindi non resta altro che goderci lo spettacolo e sperare che il Napoli faccia questi ultimi due regali ai suoi tifosi, perché
lo meritano. Sì, saranno partite occasione un attimino per rinvigorire le tempre e comunque giocare sempre col fatto mentalmente di aver vinto lo scudetto. Quindi io vorrei che i giocatori fossero psicologicamente col morale alto e quindi dessero nelle ultime due partite, soprattutto l'ultima, poi col Crotone. Sì, però spero che il Crotone sia già salvo. Ecco. Perché è una squadra simpatica, sì, del sud, meglio che si sa. Difficilmente sarà già salvo, però all'ultimo bisogna vedere giocare in casa con la Lazio. Se dovesse vincere, che ne sai? In casa il Crotone cioè, ha pareggiato con la Juve, certo, ha vinto con l'Inter, se non mi sbaglio, o col Milan, comunque certo, sì, ha vinto contro, con la Roma pure ha pareggiato. Quindi è una squadra che in casa, io sono stato a Crotone, ci hanno accolto benissimo. Sì, sono simpaticissimi. Sì, spero che si sa. È l'unica squadra poi è Calabria, insomma, perché poi sì, sì, il resto sta in Serie C, sì, Catanzaro, eccetera. E niente, l'unica cosa, volevo fare una nota di merito al Benevento, non ne abbiamo parlato, sì, però dobbiamo dire che gli amici sanniti, se De Zerbi fosse stato fin dalla prima giornata, forse non si trovavano come si trovano. Hanno onorato il campionato. Però fino hanno alla giocato fine. Bene, ogni partita sembrava una squadra di centro. La Juve ha rubato anche a Benevento, ecco, se non ricordo. Negli ultimi due mesi, ma guarda, all'inizio del campionato, poi noi dobbiamo tornare indietro alle dichiarazioni. Quando Allegri a settembre il campionato si decide a marzo e ad aprile, e aveva ragione, ha ragione, cioè. Però in che modo non l'ha detto? Questo è il discorso. Vabbè, comunque, Ciro, spazio a chi ha giocato di meno contro la Samp? Oppure come se fosse una gara? Credo come se fosse una gara importantissima, nel senso che fino alla fine si giocherà con quindi al massimo potrebbe esserci il ballottaggio Zielinski, Hamsik, Milik, Mertens. Per il resto credo che mi auguro possa avere qualche minuto anche Gulam, che è tornato in panchina col Torino, potrebbe magari forse più all'ultima col Crotone giocare qualche minuto finale. Io mi auguro però, a parte Samp Napoli, che ovviamente Napoli deve anche ricominciare a vincere in trasferta dopo che purtroppo c'è stato lo stop di Firenze, io mi auguro che a Napoli-Crotone innanzitutto il San Paolo sia stracolmo, quindi mi auguro il tutto esaurito, mi auguro una grande festa a fine partita, mi auguro anche una festa fuori dallo stadio e mi auguro che i calciatori possano si possa tributare a questi calciatori il giusto omaggio, quindi un grande applauso, i cori che ci hanno accompagnato per tutta la stagione, perché noi sul campo l'abbiamo vinto lo scudetto e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Purtroppo nel calcio spesso si ha memoria corta e dobbiamo sottolineare davvero questo triennio di Sarri, sperando che possa essere un quadriennio o un quinquennio magari ancora di più. Dobbiamo sottolineare questo triennio di Sarri come davvero il compimento, io lo dissi anche l'altra volta, il compimento di un percorso di laurea. Cioè il Napoli secondo me si è laureato quest'anno anche a pieni voti. Io penso che bisogna andare al di là delle medaglie e delle vittorie, tante volte bisogna vedere quello che si è fatto realmente in campo. Quindi io mi auguro che possa avvenire in quest'ultima giornata col Crotone. Un plauso a questi ragazzi che hanno davvero dato tutto e sono stati straordinari. Assolutamente sì, Antonio, giusto un flash però sulla nostalgia, perché non ne abbiamo parlato, sempre per colpa tua, però non è vero, non è vero, perché parliamo e parleremo di calcio per ore, però oggi è il 10 maggio. Sì, il 10 maggio 1987 c'era uno striscione grandissimo in Curva B che recitava, la storia ha voluto una data, 10 maggio 1987, era il primo scudetto e niente, è stato uno scudetto bellissimo anche perché anche allora combattemmo prima contro l'Inter, poi contro la Juventus e vincemmo quel campionato dopo aver vinto a Torino per 3-1 fuori casa a novembre e niente, fu un campionato bellissimo, spero che presto si possa rivincere lo scudetto e quindi festeggiare nuovamente, anche se come ha detto Ciro e come hanno detto tutti, praticamente dobbiamo festeggiare contro il Crotone indipendentemente da tutto, festeggiare senza contestare. A me non, io sto con Sarri, io sto con De Laurenti, io sto col Napoli, noi stiamo con Napoli e quindi stiamo con tutti quelli che rappresentano il Napoli, dal primo della società all'ultimo magazziniere, quindi forza Napoli e festeggiamo tutti col Crotone. Assolutamente sì, d'accordissimo, noi siamo in chiusura, ringrazio i miei ospiti, Antonio Marinello, grazie. Grazie a te, buona serata. Sebastiano Esposito, grazie. Grazie a te, buona serata. Ciro Capia e Federico Mancini. Grazie Alessia. Grazie Alessia. Alla prossima, sempre buona serata a tutti. Serata. Ecco, ricordiamo dove vi possono ascoltare, leggere, che allora, non l'abbiamo detto. Noi ci potete trovare nel web, Radio Neo Frontiere, programmi di intrattenimento, programmi sportivi e anche speciali musicali. Quindi
mi raccomando, seguitici, anzi è un motivo di orgoglio perché comunque gli ascolti stanno andando bene, anche perché comunque sia non è semplice ascoltare radio sul web, e quindi a questo ci fa piacere. Prossimamente avremo l'apertura della stagione cosiddetta estiva con degli speciali, e diventeremo anche TV web perché ci lanciamo anche noi nel mondo della visibile, tra virgolette, quindi con degli speciali anche da vedere sul web. Sì, anche per quanto mi riguarda, ovviamente Radio No Frontiere e poi anche napolicalcionews.it per leggere tutte le notizie sul Napoli. Continuate a seguirci e ovviamente auguriamo di poterci vedere presto di nuovo per parlare del nostro amato Napoli. Siete fantastici, io saluto anche i nostri telespettatori, vi ricordo le repliche domani alle 9 e alle ore 15, ovviamente ci potete seguire anche in streaming e sul web. Per questa sera è tutto e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buona serata. Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo?